Avviso ai signori passeggeri. Prossimo treno per Metro Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Work all night and a drink of rum. Questo programma contiene un linguaggio forte. Si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza. Se i sintomi persistono, consultare il medico. Iniziamo questa nuova stagione di Metro Rock con Io sentivo gli uccelli. Io sentivo gli uccelli. Invece era il fischio del treno. Sembravano uccelli. Buonasera! Siamo tornati. Bentornati. Siamo tornati per la nuova stagione di Metro Rock. Dovrebbe essere la quinta, la sesta. Non sappiamo più. La sigla nuova 2017. La droga ci ha mangiato i ricordi. C'è belle ricordi, i neuroni soprattutto. Comunque, con immensa tristezza, l'anno scorso abbiamo pensionato la nostra vecchia sigla e oggi ci abbiamo accolto i nostri ascoltatori con questa nuova sigla. E ormai siamo diventati borghesi, cioè in borghesi da 4 minuti l'anno, e passa. L'anno prossimo Radio Virgin ci assorbirà. Cioè, proprio ringoleva di proprio. Sì, evolve. Comunque, in ogni caso, come tutti i giovedì, di nuovo, emozione. Non siamo soli questo giovedì. Sì. Chi abbiamo con noi? Tu devi sapere, caro ospite misterioso, che noi ogni puntata facciamo presentare l'ospite con una domanda che porgo io. Eccola. E tu non sei da meno, sei il primo di quest'anno a riceverla. Quindi becco tutto. Il primo di questa stagione. Quest'anno l'hanno già presa parecchi questa domanda sulle palle. Ecco, comunque non indugiamo. Prego. Tu chi sei? Ma soprattutto, che cazzo vuoi? Veramente. Allora, io sono Babbo Natale. Ecco il capello, la barba. Venuto in anticipo. Incredibile, proprio lui. Hai visto? Adesso non ci crede nessuno. Non avevo un cazzo da fare, sono venuto qua da voi. Visto bambini, Babbo Natale esiste. Ho visto dei bambini tristi. Diciamo la barba bianca soltanto nei periodi di dicembre, con la bomboletta spruzzo. Tu fai la versione estiva, fai Gesù. E la versione Gesù invernale fai Babbo sì, Natale. Sì, e poi a Pasqua mi crocifì. Beh, ognuno si diverte. Pensavo che facevi la capra. No, è purtroppo. Queste sono le tre mansioni. Chi sei? Io sono Luca Ruzza. Cosa vuoi? Cioè, nel senso, cosa vorresti? Cosa? Il divano? Il divano è comodo. Lo vuoi portare? Sì, penso ci serve. Sì, siamo, no, ma abbastanza comodo. Il solaio lo mantiene. Dovrebbe. Tutto a posto. Ma sentito gli uccelli che fischiavano, che c'era. Ti piacciono i treni? E che siamo. I treni non si fermano mai. I treni non si fermano mai. Tu pensa che io lavoro con i treni, quindi. Ah, ecco, appunto, quindi perciò a posto. Quindi, boom, la butto là. Sono in Pisa. Cosa sono in Pisa? È un album, giusto? È anche il titolo di una canzone di questo album. E casomai facciamo pure sentire il rapporto, giusto? Sì, ma quando vuoi era quello che stavo per dirti. Dacci un brano che ti rappresenta di più. Allora, sì, sono in Pisa e poi dopo raccontiamo un po' tutto l'album. Quindi, magari poi dopo sì. Presentiamo un pochettino tutto qua, chi capro sono, cosa allora, vuoi. Luca Ruggio. Chi?
Io? Non va, non so, non fate discorsi. Ci sentiamo? Ci sentiamo fra qualche momento. No, che ci sentiamo? Non c'è la canzone. Scusa. Ci sentiamo fra qualche momento. Ti ho lasciato imbecille e ti ritrovo ancora meglio. Idiota. Solo in peace. Siamo tornati, sì, esattamente. Con questo nuovo assetto del mixer, delle casse, delle cuffie, la mia voce. Ci abbiamo molto anche più calda. Il sottofondo musicale. Ci abbiamo il sottofondo musicale. Te l'aspettavi? Il 2017. Cioè, grandi novità. Big news. Big news. Smart people. Solo in peace. Allora, molto carina, molto sentita. Sì, c'è tutto. La devo fare, la faccio. C'è tutto ciò che, diciamo, racchiude un pochettino tutto il mio percorso anche musicale. Che nasce? Che nasce nel lontano 1900. 1800. Non mi fa così vecchio, dai, cazzo. Sei Gesù? Stavo dicendo avanti Cristo. C'ha 33 anni, ma è sempre resistito. Sono resistito alla cosa, sono risorto e tutto.
Hai risolto pure con Giuda, tutto a posto. Tutto a posto, ho 35 anni, quindi avanti, prossimo ai 36, quindi ce l'ho fatta. E ho tolto le vesti e le tuniche e tutto, jeans e cose, sto a posto. Una chitarra? Una chitarra, sì, sono risorto bene, dai. E quindi, no, è un percorso, ritornando un po' all'album, è un po' da quanto tempo ce l'hai? Allora, questo qui è un anno che è uscito, precisamente il 16 settembre, quindi è botta di culo, siete capitati voi. Tra due giorni è un anno. Tra due giorni è un anno. Oppure esce tra due giorni. Lo facciamo riuscire. Prima ristampa facciamo, poi c'è seconda ristampa. Sì, sì, sì. Vai. No, e quindi, hai detto che l'hai fatti a mano. Questo è un sì, tutto quindi, fatto a mano, quindi falla la seconda ristampa. La seconda ristampa sto cazzo. No, quindi no, vabbè, mi vado a fare in Romania, non me ne frega un cazzo. Ma tu pensa che le ultime copie dove andavo a fare uno spettacolo a Roma e mi servivano delle copie erano finite. Allora sono andato, stavamo su a Siena in un ospedale, mentre stavo aspettando delle visite, mi sono portato tutte le copertine. Sono messo lì nella sala attesa, ovviamente uno che cacchio fa colla e fa il tipografo, li mette lì e fa gente passava, dice cazzo, quindi il nuovo album sarà il tipografo questo è il nuovo titolo. Cazzo, mancava il tipografo, dato che oggi tra i vari titoli album strani e nomi anche di gruppi strani, e va bene, ci può stare, sono aumentati i gruppi, sono aumentati gli stronzi, e quindi il nuovo album Luca Ruzza si chiamerà Il Tipografo. Il Tipografo bussa sempre due volte. Questa, devi fare un pezzo così, Il Tipografo bussa sempre due volte, piega sempre due volte, piega sempre due volte, anche tre se caso mai falla. Quindi, di che parla Soul, diciamo, in Peace, Soul in Peace è anche un messaggio tra virgolette, un consiglio anche che do ai giovani gruppi, come stavo prima raccontando dietro le quinte, cioè sempre qua, però dietro le quinte di fuori onda, che se forse dal web comunque hanno sentito tutto quello che diciamo, no, pure no, il fuori onda, no, hanno solo visto, quindi le parolacce no, si vedeva che io a proposito, ci siamo dimenticati una cosa, che lo stavo dici. Dire innanzitutto il bagno sta di là, non c'è la terra, ok, va bene, il secchio non c'è, il secchio c'era però abbiamo tolto, perché noi ci divertivamo, però cosa, nessuno vuole pulire, quindi questa cosa del vedi io faccio canestro e tu muori, c'è anche la finestra, queste no, quando fai da tre è stato tutto pisciato, tutto pisciato a terra, quindi abbiamo tolto, e devi dire almeno una parolaccia per tutto, cioè, almeno una le poi sto dicendo, dai, poco no, dimmi quando sì, non bestemmiare, sì, per favore, no, quello no, non ti preoccupare, no, semplicemente no, so che tu non vuoi, perché non puoi dire mannaggia mio padre, cioè, mannaggia papà, mannaggia papà, se non papà porco tipo sarà pure strano, quindi no, e comunque. E niente, ritornando all'album, ripeto, questo è un proprio tutto l'album è un viaggio interno. È un concept. Sì, è un buttare fuori tutto ciò che avevo dentro, quindi da delusioni, emozioni, messaggi a persone a me care, che non ci sono più, poi vi spiegherò piano piano. Soul in Peace è un messaggio anche che do ai giovani gruppi, ed è quello proprio di trovare un'armonia, un giusto carattere, perché molte volte, come stavo dicendo prima, si sfaldano i gruppi perché o non c'è un'idea iniziale, quindi mettiamoci a suonare, ah, che bello, figo, può essere figo per una settimana, anche un due mese, anche per un anno, ci sono gruppi che perdono tempo solo a stare in sala prove e poi alla fine fanno zero concerti perché tutto il tempo che stanno pensando, vedi? Allora senti questo consiglio, allora dire, e poi cercare di maturare un carattere. Quello del sì, oltre all'essere amici tra i vari componenti, però cercare realmente di avere un'unica idea. Se qualcuno non è di quella idea, vuol dire che ha sbagliato progetto, quindi ciao bello e via. E questo è stato anche il mio modo di ragionare dopo lo scioglimento della vecchia band, che sono gli Afterwork. Facevo tutt'altra facevo stoner, quindi e suonavi il banjo. E suonavo il banjo, sì. Con lo stoner, diciamo. Cioè, sì, sta la grande, country stoner. Diciamo. Quindi facevo quello, però perché mi sono dedicato al cantautorato, che sembra brutto sempre dire cantautorato, perché uno dice che è De Gregorio, no. Perché oggi in Italia abbiamo sempre questa cosa. No, ma oggi se fai cantautorato sei indie. Sei radical chic. Allora sono ancora un rocchettaro bastardo di un tempo.
E quindi. Quindi mettetevi l'anima in pace. Mi sono messo l'anima in pace. No, il consiglio che dai è mettetevi l'anima in pace, ragionate con la vostra testa e cercate di portare avanti un unico progetto. Ed è quello che ho cercato di portare avanti io. Che poi dopo alla fine, ti devo essere sincero, quello se l'anima in pace, ma anche lo star solo in pace, che poi alla fine da solo non ci sono stato mai, solo oggi sto da solo perché gli altri ragazzi che saluto, che sono Mattia Saravo e Libero Verardi, nonché anche gli altri due chitarristi, Carmine Capasso e Rosario Marciarino, che sono ragazzi che mi seguono durante il Mario Tour. Ma noi li ringraziamo per non essere venuti, così noi respiriamo. Sì, sì, sì. E abbiamo meno puzza di pollo fritto. Infatti, e meno puzzette, perché possono scappare, da musicisti scappa. La scorreggia e quando c'è quello con l'orecchio assoluto che ti dice era in do. E quindi questa, quindi il discorso è questo. Sono ho letto Cammino di notte, curioso. Cammino di notte è una dedica speciale alla notte, quella che ti porta consigli e ti fa ragionare, spera bene per il domani. Infatti già adesso sto pensando ai problemi di domani, come li devo risolvere, però. Quindi diciamo è una pulizia anche dell'anima e ragionare. Infatti l'album rispecchia molto, cioè nel senso quello che ti stai dicendo dell'album rispecchia molto l'artwork, che è molto aso. È molto molto relax, capito? Questa panchina è molto invitante. Sì, questa è una panchina di Caserta Vecchia, quindi cazzo. Ragazzi, se la trovate, vi regalo anche la maglietta di Luca Ruzza. Andiamo a Caserta Vecchia. Se la trovi, avrai i panchina hunters. Voglio la panchina di Luca Ruzza. Però mi devi spiegare pure questa, che mi sembra di aver capito. Sì. È una baracca? No, invece. È una cosa molto strana. Allora, dato che a me piace fare fotografie, vedo il riflesso dell'acqua, ma non riesco a capire. Invece no, ti dico una cosa ancora più sconvolgente. Allora, in pratica, qualcuno ha detto: ah, sembra papà, cos'è Gomorra? Ma vabbè, non ci azzecca un cavolo, non ci stanno né coltelli. Ben fatto, non c'è un cazzo. Questa qua è una fotografia andata male. Avevo immaginato, però non riuscivo a capire. Però io, come? Dato che a me piacciono le foto e non butto via mai nessuna foto, anche quella sfocata me la tengo lo stesso. Che può sempre servire. Può servire e puoi studiare determinate cose. Questa qua è una fotografia bruciata di una sala consiliare. Di un comune. Non nomino il comune di San Nicola. Quindi questo è un tavolo. Quindi feci le fotografie lì. Quindi questo è un tavolo. Attendiamo la partnership. È un tavolo che riflette quel poco di luce. Queste sono delle tende che si intravedono e c'è la luce. C'è una sorta di riflesso, vedevo. Sì, sì, ma è uscita questa botta di culo. Mi è piaciuta molto, immaginifica. Parola del giorno di merda. Che bella. E quindi è uscita questa copertina così simpatica che ho detto no, deve essere questo. Ci sentiamo qualcosa? Sì, però volevo dire che è molto minimalista, nel minimal l'essenziale, perché alla fine tu devi rispecchiare l'anima in pace. L'anima in pace. Quindi meglio, che cosa meglio di questo? Infatti, dai. E che ci vuoi? Ci vuoi sentire Cammino di notte? Vai, vuoi sentire Cammino di notte? Vai con Cammino di notte. Questo è figo. È figo. Città. Hey,
sento fermo. Solo davanti a un sogno che conduco, non se camminerò sperando che domani sia rosa per me. Tutto. Sorrida a me. Siamo tornati. Si è perso nel viaggio della notte. Sì, siamo... era un trip mentale molto immaginativo. Mi alzo, te lo giuro. Questa è la parola del giorno. Mi alzo, vengo là di ti spacco il cavalletto nei denti. Il cavalletto. Ciao, la troia. E quindi ti sei perso in questo viaggio. Penso che la canzone più ascoltata sì, facendo un attimo tutti i vari parametri statistiche eccetera eccetera, ho visto che è quella più vabbè, poi tu sei onnipresente, quindi ragazzi devo essere ovunque. Tu sai tutto, devo entrare meglio nelle vostre case. Lui ti vede mentre ti masturbi. Vedo una piccola somiglianza con 10 atti di dolore con un altro importante dove Dio Berlusconi, uguale, entrerò nelle vostre case, un pezzotto, entrerò nelle vostre case, signore, nelle vostre case, vediamo tutte. Allora, poi dicevo che tu hai 2-3 titoli, sì, English, no? Tipo Soul in Peace, You Can See, ma quello lo sai perché lo in fa? The sky, per sembrare più international, no, per fregare la gente ad ascoltarlo, perché di solito quando c'è una canzone col titolo inglese, fammela ascoltare, però tu non la canti in questa... ma che canta in inglese? Sempre italiano, ragazzi. Aspetta, non sappiamo parlare italiano. No, ma è stato proprio un gioco fatto apposta, perché l'ho voluto. Anche perché alcuni titoli sono più fighi di sentirli così. È la verità. Ci sta, poi effettivamente l'orecchio italiano è un po' contorto, è strano. Più attratto dai... è attratto da queste... cioè noi abbiamo più facilità, a proposito, a canticchiare un brano inglese, piuttosto, non sapendo un cazzo. Lo diciamo, basta che lo diciamo, però ricordiamo più quella canzone inglese, cioè, che fa figa, poi te la porti negli anni. A New One Way! Non so ancora che cazzo di non ho idea. Quindi te la porti negli anni. E hai difficoltà invece, ma non è difficoltà, è il non ascolto di ciò che abbiamo in casa. Quindi questa è la cosa, ho detto fammi trascinare un pochettino. E vediamo che e esce. Quindi è uscita questa però comunque cosa. Sia Cammino di Notte. Cammino di Notte, ho detto no,
è più ascoltata così. Sì, perché sennò sembra una cosa tutta strana scritta in inglese. E lo è strana comunque, sì, è una cosa sì, strana. Sì, è una cosa strana, anche perché non so se hai sentito chitarre acustiche strane. Doppiate, modificate, sì, allungate. C'è anche un po' un... Io dico ogni tanto c'ho la... La mia vena spagnola, mi chiamo queste cose. Un pacco di Lucia sì, violento. Sì. E poi effettivamente ascolto queste musiche, quindi. Ah, sei uno quindi, di quelli là. Sono... De Lucia, come si chiama sì, l'altro? Sì, sì, Renzo Arbo. Ciao. Stavo scherzando, sì, di te. Spagnolissimo Renzo Arbo è perfetto. Dai, no, scherzavo. E da quando ti fai di Renzo Arbore? Di quando mi faccio di Renzo Arbore? Quando ascolto anche Pupo. Quindi dai, con questo abbiamo detto. No, vabbè, dai, due grandi artisti. C'è un fischio. C'è un fischietto di cosa? È un fischietto. Dopo i treni, dopo i treni. Sole mie. Cioè, questo è capostazione. Capostazione sta fischiando. Quindi alla fine ho detto, no, vabbè. Parlando c'è di l'ascolto te, in di te, genere di te, ti, te, te Luca di me. Qual è appunto, quali sono le tue influenze? Influenze, allora, nell'arco della mia storia, quindi stiamo parlando dall'avanti Cristo, dall'anno zero. Dall'anno zero sono ad 2017 oggi. Anni sì, diciamo, non è che ho cambiato tantissimo, però le influenze metallare penso che sì, ci sono all'interno, anche se non sono prettamente metallare, tipo? Cioè tipo allora quando c'hai un fratello che anche lui suona, e faccio anche cenno al gruppo di mio fratello, posso? Cioè devi? I Tre Chiodi. Ma fanno metal? No, fanno stoner. Quindi adesso ce li segniamo e vediamo se possiamo chiamare. Sì, facciamo una bella diretta telefonica, perché so attualmente mio fratello da Campania è voluto andare a Padova e quindi capito? E sta vabbè, loro hanno sentito, abbiamo sentito, quindi faccio anche pubblicità a loro e non solo, anche ad altri gruppi amici, che io non sono di quei ragazzi che hanno invidia e non dice no, devo stare solo io, cioè no, insieme ci si può crescere. Quindi, esattamente, questa è diciamo, una battaglia che è un segnale, è quello che abbiamo fatto nell'ultima puntata di Metro Rock della storia. Infatti, del prima mi hanno fatto vedere i ragazzi, mi hanno fatto vedere che hanno combinato qua. Questo stanzino. Ci sono tre cose al mondo che uniscono le persone: la musica, la figa e l'erba. Cioè, qualcosa più di qualcosa. Ci sarebbe anche la birra, ma ormai è fuori moda, quindi. E poi da pubblicità anche la fibra. Ehi, ciao Fabri! Ciao. Mamma mia! Ciao fratello! Ciao. Quindi. Cazzo zio! Come vabbè. Si finisce a fare la pubblicità della Fasco con so, Panarino? Non lo so, va bene, ragazzi. Ma... quando farò una pubblicità ve lo dico. Dimmi un, dammi un gruppo, un must che ma io, allora, adori del, me- io del metal. Io in testa mia, vabbè, non lo dico... Una cioè, cazzata, io, però. Una cazzata, dai, ti dico... Vabbè, ho ascoltato tantissimo... Renzo Barber. Metallica, Iron Maiden, The Big. Io chiamo anche Slipknot. Slip Biscuit. Che possono, che possono fare la pubblicità della Chinotto. Quindi, quindi no, vabbè. Siete dei fenomeni da baraccone. Io avevo anche questa influenza perché mio fratello si è attaccato la mattina fino alla sera ad ascoltarsi i gruppi. Quindi cioè, cazzo, devo dormire. Per forza di cose. Quindi ascoltando i Nevermore, i Death, gli Slayer, cioè. Capuri Slayer, bello, il sì. Sangue addosso. Sì, è il cuore che palpitava a 3000 quando volevi dormire, quindi alla fine, vabbè, sono cose che ti hanno influenzato anche, però effettivamente io sono di sangue puro rock, dico sempre. Si sente, si sente. Se apri qua c'è un Lit Fiba che parte dal 1980, eccetera, quindi ad arrivare... Oggi si sono un po' persi forse Lit Fiba, però sempre rimangono nel corazon. Come quei Ligabue, come quei Negrita oramai. Sì, Ligabue. Un rapporto di amore e odio. Sì, Ligabue a me piaceva tantissimo quando c'erano i clandestini. I clandestini, o oggi Club Destino. Club Destino che poi hanno, parlando anche con Cottafavi,
che ha avuto un contatto diretto con lui, col signor Cottafavi, sì, con Max, gli dissi: senti, guarda che riprendi con a fare un po' di tapping sulla chitarra anche magari sì, no no, guarda, a breve uscirà, è uscito un album Club Destino, non so se hai avuto la doppia copia dopo un anno ci deve arrivare, dopo un anno non ne... così ho saputo, però può essere anche ho saputo male, però ma c'è ancora il signor Luigi Cavallicocchi alla batteria? Se non è così. Porca troia, quando ha 82 anni? Quando 82, portati bene. Dai, comunque sono. È un gruppo che veramente era da stimare, perché comunque sentire i due sound di quelli Gabue a quello di oggi è totalmente differente. Ti viene proprio. Quindi, nonostante ci sono grandi musicisti. E Denegrida, che ne pensi? Denegrida, che l'album XXX, quante X ho messo? No, tre erano. Ok, tre ho messo. Quello è l'album capostipite di una nuova generazione di musica italiana. Cioè, quello è stata una cosa fenomenale. Sono partiti da quello che era una cosa fenomenale fino a quello di oggi che è ragazzi, pura merda. Paradisi per illusi, Denegrida è... è un bellissimo album. È stato uno di quelli ma che anche guarda base, anche cambio una grandissima canzone. Io al militare non ci voglio andare. Cioè, stiamo parlando veramente di musica rock italiana che ha fatto secondo me anche nascere tanta emozione e tanta voglia di mettersi in gioco, poi riascoltarli adesso che siamo passati comunque a una commercialità del rock che è molto, cioè adesso io, sai chi stimo molto di più Sarcina delle Vibrazioni, che dopo il primo album guarda basta, non le facciamo più queste cose qui, andiamo sì a... anche se ti devo dire una cosa, mo mi prenderai a schiaffi, perché sentendoli bene Le Vibrazioni, a differenza di tempo all'inizio cercavo le ho notato qualcosina di cioè ragazzi il primo album delle Vibrazioni, cioè invece parla di sperma in Italia, capito? E poi un grande gruppo che io cito è... I Dimorino, no. Ma con il grande Renga. Cioè... Ma che cazzo gli è venuto lì? Vabbè raga, però... No, vabbè, ma... È un particolare. Vabbè, là ragazzi, come ho detto prima, nasci come gruppo, hai un carattere, dopodiché... Ti sdoppi, lì si erano creati due leader. O fai... Che c'era Omar, Omar Pedrini e... due grandi caratteri, due grandi personalità del rock italiano, e io spero, ma secondo me torneranno quanto prima. Sperano che non vanno alla fine di Morgan che cade dai palchi, strafatto. No, no. Spero che invece facciano quella fine, perché voglio divertirmi. Ma secondo me quello che ha rovinato Renga è la fine. Eh sì, Ambra. Cioè, Ambra. Ma guarda, io t'ho detto che come. Pensi? No, no. Che ne pensi di Ambra? Siamo registrati. No, l'ho detto come. Sono due grandi personalità e se in futuro torneranno a fare. Ma noi magari. Con il doppio pedale introdotto dai Timoria, perché poi venite ad ascoltarmi dal vivo. Qui il doppio pedale non c'è, ma il signor Mattia l'ha messo, anche tre pedali dal vivo vi fa saltare, cioè sono cose da sentire. C'è poi Foxtrot con la cassa, sì, ma noi abbiamo, guarda, questi pezzi li abbiamo veramente modificati live, e qual è il pezzo più rockettaro del guarda, più rockettaro ti puoi sentire, facciamo sentire un po' In the Sky. Te la faccio sentire, durerà un pochettino di più, però è una canzone che io ho dedicato a mio padre, che non c'è più, e la dedica a lui, un qualcosa che avrei voluto dire, però il tempo... Non è mancato. No, qualcuno lassù ha detto che c'era bisogno di lui su, quindi così è andata e io me la prendo con il cielo. Urlando, c'è chi urla per invocare qualcosa, io invece lo maledico tra virgolette, e quindi ascoltiamo In the Sky in e the poi sky. Mi dite, va bene.
solo le attese di un sogno di pensiero, ma la tua semplice presenza è qui, una semplice parola, un abbraccio. Questo è proprio... vabbè, tutta rabbia e... Ne stavo parlando fuori onda, che è tutto un momento, insomma, tutto costruito a casa. Costruito a casa, sì, poi dopo, vabbè, registrato dal maestro Tony Martuccelli, che lo ringrazio ovunque vado, che è il batterista di Tony Cammaro. Ah, vabbè, allora è un dio, non è il signore, è un dio. Il signor dio alla batteria di Tony Cammaro, sono il maestro, sì, sì, la sua carriera è arrivata all'apice. Quindi Tony è un grande amico e ci ha permesso di registrare da lui, poi ha fatto anche un pezzo con noi. Sì. Sì. Un pezzo dedicato al mio carissimo amico che non c'è più, anche lui è un grande chitarrista di queste parti, di Avellino, provincia di Avellino, lui era un grande bluesman e suonava con era lui Stefano Santasilia, i Dritti, che purtroppo è venuto a mancare Alessandro e quindi anche il gruppo attualmente è fermo. Penso che sia definitivo, perché comunque Stefano ha altre cose, che Stefano era io, Alessandro e Stefano suonavamo tempo fa, proprio inizi delle prime band insieme, avevamo Soluna, si chiamava il gruppo, e cosa facevamo rock, poi dopo di che le strade si sono divise, tra virgolette, musicalmente, io mi sono sempre impiantato e fissato sul rock e sperimentazione, e loro invece hanno preso la via del blues perché dava più espressione al loro carattere e tutto, e quindi poi ti ripeto, questa situazione che purtroppo ha visto mancare Alessandro ci ha uniti maggiormente a me e Stefano, e ha permesso anche di dare questa dedica ad Alessandro, quindi che nuovo giorno in vita. Sono persone di già un consiglio elettivo superiore, qua ho voluto fortemente che
il testo venisse scritto proprio da Stefano. Era un amico di Alessandro, quindi chi meglio di lui poteva dare questo saluto. Poteva dare questo saluto. E ce la sentiamo giusto, allora. Quindi, sì, e alle percussioni poi sentiamo anche Tony Martuccelli. Quindi vi presento Nuovo Giorno Infinito. Grazie, vengo in radio. Tutti i giorni. Stiamo parlando della chitarra, sì, sì, non parliamo di chitarra, di chitarra. Diciamo che in questo pezzo c'è sia l'Ibanez che vedo che la Gibson, che la Gibson. Ho preso, diavoletto. Per, ho preso per una Les Paul, ma era in realtà una diavoletta. Sì, diciamo, tua. La musicisti, cominciamo a... no, perché adesso c'è la domanda. Esattamente, quella la domanda, cioè, ecco, la domanda delle domande. Sì, è la domanda, sì, dove noi la facciamo, nessuno degli altri che ci stanno sentendo capisce un cazzo. Però non c'è il buzzer. Il capocchiotto. C'è il buzzer. No, lo potete mettere, ragazzi. Scordiamo di portarlo oggi, mi dispiace. Vabbè, tu fai io faccio tu fai. Prego. Mettiti il tasto. Vai. Allora, che succede? La strumentazione, tu che strumenti usi di solito? Ma di solito dipende anche dal contesto. La chitarra, sì, perché tutti fanno la battuta. Guarda, noi abbiamo, ripeto, io vado in giro sia da solo che in duo, in trio, in formazione completa a 4, e quindi varia a seconda dello spettacolo che mi viene chiesto. Di solito di strumentazione, quando vado in elettrico, c'ho la mia carissima SG color rosso. No, aspetta, è Sherry.
Bravissima. Però non è lucida. Ah, è opaca. Sì, è grattata. È ancora più bella. Sì, senti, no, Angus, ti hai detto qualche cosa che l'hai preso? Che cosa? Che ha preso la chitarra sua, dico. Angus ti ha detto qualcosa? Che no, 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 lui ha detto no, tutto a posto. Vai fratello, vai. Come on, bro. Vai fratello, back in back. Vai, quindi, no, vabbè, dico, quindi, vabbè, l'SG è sempre l'SG, quindi... E hai l'SG, Libanez. Libanez è questa bella acustica, ma più che altro tu hai sentito il suono, è bello e tutto quanto, però... È più un ricordo affettivo e perciò la porto però ci suona bene perché sì, sì, no, mi dà le mie emozioni. Alcune volte se sono troppo mi addormento, cioè rimango nel mio mondo, continui a suonare e tu intanto dormi. Sì, 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 no, mi perdo sì. Quindi poi svegliarmi ma sto lì a suonare nel nel mio mondo, e questa me la regala da mio padre, perciò la porto comunque con me. È un portafortuna. Sì, 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 sì. Poi l'ho detto, poi si gioca con gli effetti, con qualcosina, anche se non eccessivamente. Sì, non mi piace sperimentare tantissimi suoni particolari, eccetera, eccetera. Vado sulle distorsioni. E tu si combo o cassetta estata? No, 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 cassetta estata per la schiena non ancora, però in futuro vorrò fare qualcosina col combo. Sto con il mio Black Star, quindi è un bel combetto. Secondo te? 100 va meglio. No, invece un 40 stai bene. 40 stai bene. 40 stai bene. E spacchi. Valvolare. Se ne cadono, va a volare. Sì, se ne cadono i muri che stanno. No, allora non lo portare mai qua perché noi abbiamo i muri che è un gesso. Sì, esattamente. Lo mettiamo direttamente fuori. Mettilo in piazza. In piazza. No, così vabbè, comunque cadono i muri, però almeno noi siamo in piazza. Infatti. L'ho preso proprio per, non tanto per il peso perché pesa tantissimo, però poi i valvolari hanno questa bellissima cosa che sono piccoli e pesanti. Sì, e tu ti spari. Io volevo avevo un Line 6 e volevo togliermelo perché lo vedevo pesante, poi pieno di effetti che alla fine non mi interessavano. Ho detto no, devo prendermi un valvolare. E vado a prendere. Volevo il piccolino, volevo qualcosa di più. Beh, poi ho visto questo Black Star di un amico. Ho detto: senti, vabbè, lo prendo io. E invece di prenderlo più piccolo, è più grande di quello che tenevo prima. Quindi alla fine mi sono inculato. E alla fine, quando devo andare in giro, eccetera, eccetera, vado con questa macchinina qua. Il cofano è fregato. Non c'è più un cazzo da niente. Però vabbè, comunque, l'importante è che c'è. Poi ho preso anche altre strumentazioni alternative. Anche perché. Tranquillo, che adesso chiedo dei pedali. Faccio sì, 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 sì. No, comunque vado molto soft in giro, anche perché vado sull'essenziale e preparare la performance. Il risultato deve essere. Ma sì, sì, infatti anche dall'album senti che non metto tantissimo. Non è esagerato, cioè non è eccessivo. Giusto un qualcosa. Quindi che pedali hai in pedaliera? È analogico o digitale? Guarda, se io dico sto digitale, facendo. Lo so, però te lo devo chiedere, quindi. No, sto passando anche in digitale. Ah, vabbè, per comodità, per comodità sto facendo qualcosina anche in digitale, proprio per fai un alcune tap, volte due tap, tre tap. Mezzo tappo mezzo, e apri una Sprite. E quindi no, ti dico, di solito un distorsore è della MXR. Che c'hai proprio diciamo la passione. Sì, sì, non mi piace perché qualcosa è. Poi tranquillamente uso un vado con un delay molto molto soft. Scusami, di lui non si sa più nulla, abbiamo perso le tracce. No, il bello che questa stronzata me la dice in ogni puntata, io me l'ero dimenticato, l'avevo completamente dimenticato. Hai capito? Ora ti devo dire qualche altra cosa. Cazzo, di lei e di lui. Vedi? No, è poi un piccolo chorus giusto per quindi niente di no, niente di eccessivo. Big Muff, niente l'altro, l'altro chitarrista, gli altri due chitarristi si appennano e mettono un pochettino di effetti in più, ma perché, perché è bello spettacolo e dobbiamo spaccare, okay. Sì, sì, soprattutto quando andiamo nel fuori la nostra campagna dobbiamo fare ancora più casino, giustamente, sì, dobbiamo sì, sempre sì, far riconoscere. Certamente, no, perché ma non il casino, cioè no, andiamo lì per portare una qualità diversa, ma no che qua in campagna non la vogliamo fare, andiamo, facciamo tante ore di viaggio
cazzo, rompiamo i culli la gente. Fallo. Porca troia. Senti, ma quindi Baila è quella di Zucchero che tu hai ovviamente. Sì, ho fatto una cover. No, già quella di Zucchero, di Zucchero è una cover. C'è plagiata da chissà chi. Sì, 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 però è Bailamos. No, questa qui in pratica è, ha un titolo molto ironico, non ci azzecca niente con la canzone di Zucchero, anzi parlo del lavoro. Quello che purtroppo in Italia oggi è diventato un'utopia, quindi descrivo un pochettino la situazione che ho vissuto per un bel po' di tempo, tanti colloqui, tante prese in giro tra virgolette di imprese, di call center, perché poi in Italia siamo arrivati che l'unico lavoro che c'è, il vero lavoro che c'è, è quello del disoccupato. Esattamente. Ok. Soprattutto se sei giovane, c'è, oggi una startup. Diciamo, c'è quello, poi purtroppo dopo gli altri unici annunci e richieste vengono soltanto dai call center, quindi puoi essere preso a mal parole. Vuoi farti trattare male? Vieni pagato. Devo fare la voce. Vuoi farti trattare male? Hai un problema per la testa? Problemi di emorroidi? Vieni al call center. Cioè, facciamo dire allora, una soluzione per tutti i tuoi problemi. Sì, sì. Però ti dico, per le emorroidi voi è una mano santa. Tu stai seduto tutta la giornata. Muori. Però ti dico, cioè, questa è una cosa da piangere. C'è da ridere, ma c'è da piangere. C'è da piangere. E poi soprattutto per la mia classe degli anni 80, 80, 81, eccetera, eccetera. Che purtroppo siamo i non giovani, cioè nel senso che non si è capito che cavolo non ti siamo. Preoccupare, tra poco ti raggiungiamo anche noi 90. Venite nel club. ci siamo. E quindi allora ho fatto questa canzone rischiando un pochettino questa ironia che si c'era dietro al. Quindi non c'è niente di Zucchero. Allora non la voglio sentire. No, tu pio con caffè. Sentiamoci, baila! Baila morena, oh, sotto questa luna piena. Cristo, accettando e non consente, il mondo risulta distratto, sempre poco.
parte le cose non ufficiali, senti tu, mettiti seduto, seduto con Bosto, che sei a casa tua, sai? Ma quando mai? Però dovete fare la trasmissione in bandone. Giù in casa c'ho la divisa. Che stiamo? Che stiamo all'Inghilterra. All'Inghilterra. Siamo a pascula le pecore. Di che vi stavo dicendo fuori onta? No, vabbè, stiamo dicendo un po'. Altre cose che non posso dire, intimi e personali. No, ci ha detto, no, qual è il senso della vita. Il senso della vita, cioè. Adesso lo sappiamo solo noi. Chi? Capita, ci dice poco. Cioè tutti. No, vabbè, stiamo raccontando un pochettino di. Delle cose belle. Delle cose belle successe con questo album in questo anno. Quindi l'incontro anche con Red Ronnie al Roxy Bar Studio Fiat. È stato un bellissimo incontro dove ho incontrato anche amici. Lo Zerella. Lo Zerella, che salutiamo. Ciao Ciro. Quindi. Saluta con l'occhio. E quindi ci siamo visti là, ci siamo conosciuti. È stata una bellissima esperienza. Non solo perché abbiamo conosciuto il grande Red e poter suonare davanti a lui e avere un parere tecnico di una persona capace e del settore, ma anche la possibilità di conoscerci tra noi artisti, appunto fare questo scambio musicale tra virgolette, e poi che porterà, spero, a tante collaborazioni. E poi hai rischiato di passare questo arrivo. Sì, ho rischiato. Senza, e te lo dico, non è un rischio. Sì, no, vabbè, ho partecipato da Sanremo. Fai la fede di Gabbani, lo so. Sì. Ce l'hai una scimmia che balla? Gabbani, vuol dire fiducia. Galbani. Ecco, devo fare Gabbani. Quindi, che poi quella, ragazzi, è una cosa molto studiata, ragazzi. No, studiatissima nel balletto. E tu quando vai a Sanremo con la scimmietta? Ma io andrò nel lontano 1800. No, ho fatto questa prova sperimentale di Aria Sanremo e sono arrivato alle finali regionali, dopodiché ho dovuto purtroppo rinunciare per lavoro perché non riuscivo a conciliare con le date, però è stata una bella esperienza anche lì, quindi un ulteriore gradino e vai avanti, quindi non ci si ferma mai. Però a breve inizierà Sanremo Rock e quindi già sono tra i selezionati, quindi a breve mi troverete anche là. E per quindi forza ci vuoi andare a sto Ariston? No, questo è un altro Ariston questo. Ma tu perché guardate adesso Pippo Ball, ti l'ho inventato io, Pippo Ball. Ma sì, Pippo è Pippo. Pippo come verbo? No, come Pippo Pippa. Pippo non lo sa. Pippo Pippa non lo sa. No, Sanremo Rock è un'altra manifestazione molto importante alla quale sono partecipanti It Fiba, It Moria, cioè sono usciti da lì. Stranamente mi pare che è uscita anche una certa Laura Pausini. È andata lì, però c'erano prima due categorie, stava pure lei. Io canto. Quindi sì, da come ho visto la storia, lei ma andò. Poi Marco è tornato, cioè non sei andato. No, però tu lavori nei treni, il treno delle 7:30. È tornato. No, in pratica l'hanno deviato. Sì. È andato in demolizione. Hanno soppresso a Marco, non al treno. Tutto il treno, tutte le persone dentro al treno. Hanno in realtà sì, Marco si chiama Giovanna. Quindi relazioni così. Siamo alle 10:30 nell'aria stronzata delle 10:30. No, guarda, brutto. Torniamo a fare i seri. E quindi ragazzi, avete ascoltato quasi tutto l'album. Quasi tutto l'album, ci manca solo. Quando detto torniamo a fare i seri, detto da lui, sì, ma torniamo a fare i sei. Torniamo a fare i sei. E vai, schiocci allora. Perché oggi ci manca You Can See. You Can See, sì. Sembra un altro di quelle là studiate per il titolo inglese che. Sì, no, ma questa è una dedica speciale a una persona speciale che sta dall'altra parte del vetro, quindi ci vuole anche qui. È sparito, sta in diretta su Facebook, sta guardando. Stai guardando la diretta da Facebook?
No, cacchio, ragazzi. Vuoi morire male? Ci hai rotto i coglioni tu, il concertino. Oh, basta, dobbiamo andare a caso. Allora, deve essere comunque brutto essere brutto, complicato essere la fidanzata di un musicista. Ma effettivamente sì, perché alcune volte si fa troppo tardi nei locali, mentre aspetti che ti devi pagare, finisci. Sì, soprattutto se ti pagano. No, se ti pagano devono pagare. altrimenti no, non cerco di. Non è che vogliamo fare i presuntuosi, però alla fine è un lavoro, è un impegno che uno dà, ci sono ore e ore di prove. E allora si studiano determinate cose. I locali che non pagano o vogliono fare i furbetti non meritano. Hai mai suonato per una birra? Per 10 euro? No. Sì. Però ho anche suonato per birre, niente soldi. Guarda, per le birre suonavo, ma tempo fa, adesso con questo percorso quindi prima o poi comincia a guadagnare qualcosa. Allora ho fatto bene a bere. Dai, birra, puoi farcela anche tu. Ce la puoi farcela. Come stavo pensando, con questo titolo inglese acchiappa, diciamo, ascolti, you can see. Si potrebbe fare anche in napoletano. Mo pure quello acchiapperebbe una bella fetta di pubblico. Sì, io. La zuzzimma la acchiappa. E poi me la canti un po' a frunna di limone, tipo. You can see. Ci deve. Allora ci deve essere la mano neomelodica. Sì, che è morbida, però è controllata. È controllata, quello perché è morbida. No, quella è nulla senza il controllo. In pratica la mano neomelodica serve a regolare il ciato. Cioè quello che immetti in bocca. Ah, non è per portare il tempo, quindi. No, quella è e quindi la siamo sempre in aria ore 10:30 cazzate. Facciamo una cosa. Sì, visto che siamo giunti più o meno all'oretta di puntata, l'abbiamo superata l'oretta di puntata, ci sentiamo. You can see. Sì. You can see, sì. Che da oggi in poi si chiamerà Mo Bobbre. Torniamo qui per l'ultima tranche di programma. Questo programma molto immaginifico stasera. You can see. E adesso arrivarono i pacchi dietro. Desiderio in vano che risplende nel mio cuore.
chiusura, una... chiusura particolare. Sì, 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 abbiamo chiuso. Viva il clap! Sì, 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 quello c'è sempre. Il clap. E salutiamo anche Eric Clapton. Eric Clapton. Ah, ve lo dicevo che le battute erano Eric Clapton. Smettila! Dio padre. Questo sembra tipo la broom del capo a un clap del ton. You can see, dai un po' di riassunto. Sì, vabbè, questo qua l'ho detto, era dedica alla mia signora, sì, e quindi racchiude proprio tutto ciò che è stato questo mio percorso fino a cacciare fuori, diciamo, da questo grande pentolone tutte le emozioni, delusioni, gioie, dediche. E cosa ne è rimasto? Di questo album non è che è finito, no, questo lo portiamo sempre in giro. Da una parte è un po' una liberazione, nel senso che ho portato fuori quello che era dentro di me. Poi l'hai cacato. L'ho cagato, sì. perché la verità è il termine giusto, è l'ho cagato. Sì, sì, l'ho cagato, è andato abbastanza bene, quindi. Sta morendo che ho detto l'ho cagato. Non lo so. Ma si può fare radio, radio di alto livello, sì, proprio. Cioè, Ringo, di Mazzoni di picchia. Cioè, proprio altro che Radio Freccia. No, spostati. Radio Cacatone 1. Radio Cacatone, bellissimo. Cacatone. E quindi, ti ho detto, quindi questa è stata. È stata una bella soddisfazione per me. Per la prima volta. Te lo risenti spesso? Ma sì, lo tengo sempre in macchina. Ogni tanto lo metto, me lo ricanto. Alcune volte dico, ma che è su, guarda. Ma è questo Luca Rizzo, poi, cazzo, io sono bipolare. Suona da Dio. Porca troia. No, e quindi è stata un mettersi in gioco, la prima volta che mi porto al microfono a cantare, mettere su ciò che era mio, che fino, diciamo, all'altro ieri, diciamo così, ero semplicemente chitarrista, quindi portavo in secondo piano con qualche seconda voce. Qua invece dire no, voglio giocarmela tutta. E adesso già stiamo al secondo album, stiamo in uscita quando? In uscita quando? Quando saremo pronti in tutto e sicuri del una data, no? No, una data non te la voglio dare perché porta sfiga. Ogni volta che dico questa data, però penso sicuramente non 2017 ma 2018 sicuro. Perché le cose vanno fatte bene. Perché pensare quando è che adesci un CD? Se lo fai uscire a ottobre nessuno ti caga. Se allora devi pensare anche dei tempi discografici, tra virgolette, anche perché il prossimo sarà prodotto. Etichettato. Ecco, etichettato, non diciamo che sarà l'etichetta, però sarà etichettato, altrimenti non uscirà un cacchio. Perché i soldi non ce ne sono. Riato prodursi, purtroppo anche questo ci costa. O ti compri il PC, la scheda, la sì, cazzo, sì, no, ma il microfono, Dio. Abbiamo già tutto quanto, perché comunque molte registrazioni le facciamo da noi, eccetera, eccetera. Però abbiamo. Cioè, questa volta è stato abbiamo deciso di fare questo tipo di discorso. Vabbè, salire di grado, insomma. Sì, sì, ci sono delle proposte che stiamo valutando, e quindi quando sarà il momento giusto saremo pronti. Entriamo con la production. Quando il gioco si fa duro, Luca Ruzza. Ce l'ho duro. Che dobbiamo fare la rima, il mio. Vedi come rima bene. Cioè, vuoi fare il rapper, Fibra? Sì, grazie. Sono fratello. Tipo Fibra fa rima con Fibra. Magari è fatta apposta. No, è Fabri Fibra, sposta le vocali ma sulla stessa riga. Tradimento, cioè, ero fan. Ci viene da piangere, però. Ci viene da piangere tanto. Capito, quindi. E quindi questo è il discorso. Seguite la pagina Facebook. È una domanda. Vai. Dici. Di tutte le tracce, quale preferisci? Delle tue, inteso. Sono tutte belle per me. Però ogni scarrafone è bella mamma suia. No, vabbè, ognuno c'ha. Però qual è lo scarrafone più bello qua a mezzo? Ma guarda, allora, io ti dico, Baila fa fare la testa così a tutti quanti, pure i nonnini che ho visto che venivano ogni tanto. Non è che ha fatto i feste di piazza dei nonni. Però c'era che comunque ti dà quella grinta in più. Ma è voluta, quindi è un pezzo che.
l'ho pensato bene e questo mi dà il riscontro. In the Sky è quella che io porto sempre con me, che è quella che, insomma, è quella che, diciamo, penso mi fa esprimere in maniera differente da tutto il resto. Ed è su questa falsa riga, dici così, non lo so, che uscirà il nuovo album, che sarà un po' stravolto anche nel sound, volutamente, quindi... Vabbè, noi aspettiamo. Noi siamo sì, sì, noi stiamo già lavorando, quindi... Tornerai? Questo periodo, tra virgolette, di stop, che non stiamo effettuando ancora dei live, però presto riprenderemo anche con i live, solo perché stiamo mettendo in appunto le nuove basi per il nuovo. E già sarà un album con 12 pezzi, perché già ci full sono pieno. Già ci sono, che stiamo elaborando come si deve, quindi tante sorprese, tante cose. Poi visto che c'è rimasta spaccato, non so che sia, noi ci salutiamo e la siamo rimasta anche l'intro, in realtà non penso che no, vabbè, non l'intro. So che sia, la sentiamo, è uno strumentale, è un intro. Che cos'è intro CK? È intro. Intro. Però è underscore CK. Quando tu stai dicendo, però un dash. Cock. E quindi. È come la felle e cock. È come la felle e cock. Allora, visto che adesso ci salutiamo. Oh yeah. Sì. Oh yeah, 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 esattamente. Ricordaci i contatti. I contatti social. Dove ti possiamo trovare? Dove si può acquistare l'album? Allora, potete chiamare dopo le ore 899. 899. Allora, tranquillamente su Facebook, quindi c'è la pagina ufficiale con il nome di Ruzax. No, Ruzax. No. Basta scrivere Luca Ruzza, quindi Ruzza. No, Rutta. Sennò... No, a me. Allora, qua in campagna Ruzza si dice Ruzzo. Ah, ecco. Ok, invece Ruzza. Si dice Ruzza con questa Z delicata di Zorro. La Z di Zorro. Quindi Luca, no, la Z di Zorro, non la Z di Zoccola. No, come quella di Zerella. La Z di Zerella, da la Z di Zerella. E lei come Zorro, la Z che vuol dire Zerella? Quindi Luca Ruzza page, quindi trovate lì, oppure il sito internet dove potete vedere tutto, sì, quello che volete voi. Sì. Sì. Il ruzzaluca.website, no, Wix. No, website. Allora, wix.com. Sì, non fare... gli occhiali. Lo leggo io, allora. Sì, cioè... mi piaci tu. Sì, perché qua riesce website.com, però alla fine basta scrivere ruzzaluca.wix.com /ruzzaluca. E il titolo dell'Amsol in Peace album. E quindi riesce. Ho fatto sto sito in bello. Ti becchiamo su YouTube? Su YouTube, ovviamente. Sì, con il video baila. Mi fate due risate. Proprio per l'ironia dedicata al mondo del lavoro. E mi trovate anche su Twitter, se volete scrivere mi collego quando mi posso collegare. Se volete il numero di telefono, numero di telefono, guardatelo su Facebook per contatti locali, eccetera eccetera. Mi contattate per le chiamate notturne da mezzanotte in poi. Invece è ascoltabile su qualche store digitale, su tutto quello che volete. Sta Spotify, Bandcamp, sta più di 300 digital store, quindi potete trovarlo lì sopra. Amazon, vi piace Google Play? Vi piace Amazon? Vi piace sto cavolo, che ne so, ci sono. Scrivete Luca Ruzza solo in Peace e trovate l'album. Ti faccio una domanda difficile, se vogliamo la copia fisica. Venite a casa mia, vi offro. Contattatevi su Taralluccio e vino. Taralluccio e vino. No, basta anche... precedentemente era acqua. Io. Perché lui l'ha trasformato in vino. io è giusto, perché poi osannare comunque una religione, una puntata. Io dire. Osanna nell'altro sì, decennio. Sì, sì, Rosanna sempre. Nell'altro Rosanna, Rosanna, le caramelle. E... quelle sono le Rosanna. Trocato. No, basta telefonarmi. No, basta contattarmi. Basta telefonare. Stop al telefono. Mi contatta. Ragazzi, non ci siamo drogati. L'orario. Il caldo. La stanchezza. Basta contattarmi su Facebook. Vi mettete d'accordo? Ci mettiamo d'accordo. Lo faccio arrivare fino a sotto casa. C'è posta per te. Mando il postino. Sì, la decina. Io devo dire Carlo, glielo portiamo. Ho ingaggiato Radio Baiano.
distribuito da Radio. Sì, anche perché adesso ci chiedono, gli adesivi da Vercelli. Dai, ragazzi, se ci state ascoltando, da Vercelli, qualunque posto del mondo siamo. Noi vogliamo darveli gli adesivi. Veniteveli a prendere. Vi invitiamo a casa. Abbiamo una vita, non possiamo andare in posta a perdere 3 giornate per mandare un adesivo. No, c'erano 4 anni di un tempo. Adesivo che non azzecca. Tra l'altro, azzecca male, però. Vabbè. Azzecca solo metà adesivo. Noi siamo contentissimi di passare la serata. Sì, dai, di aver passato la serata con Luca Ruzza. Ci siamo divertiti. Ruzza. Detto questo, noi ricordiamo dove sarà possibile riascoltare la puntata. Ci sarà la replica domani ore 13 su www.radiobene.it e se non siete a casa oppure ci avete i cazzi vostri, non avete assolutamente scuse, potete ascoltare. No, l'hanno chiuso YouTube. Quindi potete anche non scaricarla. E quindi fra poco ne apriranno un altro. Probabile. Potete riascoltarla quando cazzo volete, dove cazzo volete, perché cazzo volete ascoltarla, come cazzo volete, anche col culo la potete riascoltare, perché sarà caricata sul nostro canale YouTube l'intero podcast, quindi potete ascoltarvelo, riascoltarvelo e farvi le seghe sulle battute sessuali, quindi podcastatevi esattamente sul nostro canale YouTube Radio Baiano Video. Mi raccomando, iscrivetevi perché abbiamo da poco superato i 600 iscritti. Centaccia che ci sta. Detto questo, ci diamo appuntamento a settimana prossima, dove avremo gli M76. Che è un fucile? Tipo, non lo so, forse, chissà. Chi può dirlo in realtà? Non ci sparate. I Kalashnikov. Non ci sparateci. Detto questo, noi ci sentiamo l'ultimo pezzo che abbiamo sentito tutto l'album. Tranne l'intro che rock. Che, vabbè, sì, che non so che sia, che è una cover di cosa vuoi che sia, e io non so che sia. Beh. Ringraziamo Luca per io ringrazio bene. Voi sera, ritorna quando cazzo ti pare e piace. Vabbè, tanto ho capito dove state, quindi non c'è problema. Parcheggio in piazza e ci vediamo al bar. Venga a pigliare finendo cazzo state. Detto questo, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao. Vi dico solo questo, che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. Anni che vanno, anni che vengono. E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte. Solo 4 brutti ceppi sulla nave di merda.
L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Ah!